Beatrice Luzzi, tanto tempo che desideravo scambiare due chiacchiere con te, finalmente ci riesco. E volevo subito chiederti l'ultimo lavoro televisivo che ti ha visto impegnata con Barbareschi, se volevi parlarcene un po' e volerci dirci un po' come si era svolto. Sì, era Giorni da Leone 2, avevo già fatto la prima serie in cui Barbareschi faceva un fotografo veterinario con tanti figli, famiglie allargate, io ero ben la terza moglie e avevo un ruolo quello più canonico da moglie un po' rompiballe, diciamo, e mi avevano risposata un uomo più solido e più affidabile di Luca, che in questo caso si chiamava Leone, e che era un po' però troppo anziano, questo marito mi hanno dato. In più la fiction poverina non è stata molto promossa, è stata buttata lì ai primi di settembre, quindi non ha avuto lo spazio che meritava, secondo me. Sì. Però comunque era una bellissima produzione, è stata una bella esperienza, io comunque era Rai 1. Artisticamente come nasce Beatrice Luzzi? In realtà io nasco al liceo, perché c'era un laboratorio teatrale alla scuola dove io andavo, che era un liceo classico a Roma, che era fatto molto molto bene da un regista inglese, da cui siamo usciti in tanti, perché c'era Gabriele Muccino, c'era Silvio Muccino, c'era Daniele Silvestri, faceva le musiche, Gaia Prega, un'altra attrice molto brava, Carola Spadoni, un'altra regista, i fratelli Manetti. È un laboratorio teatrale da cui veramente sono usciti molti talenti, diciamo tra virgolette, se così ci possiamo definire, se io poi lo sono, ma... E quindi ho cominciato lì, poi a 18 anni invece ho fatto l'università perché non ho avuto il coraggio di intraprendere subito la carriera artistica, ma ne sono contenta perché io ho fatto l'università, ho cominciato a lavorare comunque in Rai, come in radio a 20 anni, però poi ho anche fatto lavori tra virgolette normali, no? Ho lavorato per gli aiuti umanitari, la commissione, e tutto questo mi ha permesso di arrivare alla carriera artistica in seconda battuta. Per cui adesso io non ho mai il dubbio, oddio, avrò fatto bene, avrò fatto male, nonostante poi dei periodi di difficoltà che questa carriera ti impone e che sono dei periodi anche di grande arricchimento, sia professionale che personale, perché nel momento in cui tu lavori, prima di tutto ti metti in discussione, che fa sempre bene, e poi hai tanto tempo a disposizione, perché quindi vai al cinema, a teatro, leggi, studi, ti arricchisci, cresci. E poi hai sempre la speranza che domani chissà cosa succederà e quindi tutto avrà una grande svolta. Infatti poi questa volta così si è rivelato, perché adesso sto facendo un bellissimo spettacolo qui a Sistina, che è il tempio del teatro romano. È uno spettacolo molto originale, si chiama Squali, che parla degli abissi dell'uomo, dei propri limiti, del coraggio di inseguire i propri sogni, di fare delle sfide. È uno spettacolo molto molto speciale e con effetti speciali, tra l'altro, e tutte immagini virtuali, e musica, c'è una cantante molto brava, delle ballerine. Io non canto, recito e basta. Quanto il teatro ti ha dato nella tua carriera professionale e quanto pensi ti sia servito per la televisione, che di solito dà soltanto una valenza popolare più che altro? Sì, beh, il teatro ti dà molto a livello proprio personale, nel senso che ti costringe prima di tutto a una disciplina molto forte e ti costringe anche a ore e ore e ore di prove, a una grande pazienza e soprattutto a scoprire che ogni parola ha un suo corpo, per cui la ricerca del teatro è senza fine. Tu hai un testo, un giorno lo reciti, pensi di averlo recitato bene, il giorno dopo scopri che quella parola lì può avere tanti altri significati dietro, che ha la memoria di tutta la tua vissuto su quella parola, e quindi ogni giorno ogni parola prende corpo ed è una scoperta incredibile. Ora la televisione questo non te lo permette perché proprio i tempi sono più brevi, quindi non hai lo spazio di riflessione che ti permette il teatro. È un lavoro del tutto metafisico il teatro, perché è puro pensiero, pura parola, e soprattutto nel momento in cui poi reciti tutto finisce, no? Evapora, quindi è follia in un certo senso. La televisione resta di più perché resta l'immagine, però non ti resta niente dentro dopo una giornata di lavoro televisivo. La sera torni a casa e hai dato e ti senti vuoto. Al teatro, quando fai la tua recita di fronte al pubblico, c'è uno scambio emotivo. E quindi la sera torni a casa e hai energia, questa è una grandissima differenza. Questo non vuol dire che io snobbi la televisione, tutt'altro, gli devo molto alla televisione e mi piace farla e tutto,
Non credo che ci sia una priorità tra un mezzo e l'altro. Secondo me tutto sta a vedere con chi lavori, che è fondamentale in un lavoro artistico. Puoi fare la cosa più bella del mondo, ma se lavori con della gente che non ti piace, con cui non c'è un buon rapporto, è mostruoso. Quindi è più quello che fai, i contenuti e la gente con cui lavori, piuttosto che il mezzo, perché ogni mezzo poi ha il suo fascino. Non tutti sanno che Beatrice Lucci ha un simpaticissimo sito internet, anche molto visitato, che ho guardato e che ho trovato davvero molto, molto divertente. Lo curi tu personalmente? Che tipo di promozione gli fai? Soltanto via web, immagino? Grazie che hai letto il mio sito, mi fa sempre molto piacere. In realtà non gli faccio nessuna promozione alcuna, proprio, anche perché non saprei neanche come si fa questa promozione, anzi dopo ne approfitto e me lo dici. Ma sì, lo aggiorno io, lo aggiorno ogni volta che ho un pensiero da dire riguardo all'attualità o quello che sto facendo o a un film che ho visto o a qualcosa che è successo. È una voce che è, come dire, è la mia bocca sul web che mi permette di comunicare. Anche non, diciamo, non è un sito ortodosso da attrice con solo le foto della. È un blog sostanzialmente, no? E questo fa piacere. Si legge anche molto, appunto, su questo tuo blog, della passione che hai per i giovani, della tua volontà di essere sempre presente quando ci sono situazioni che vogliono aiutare i giovani. Sappiamo pure che, ne stavamo parlando prima, di una tua partecipazione a una situazione a Napoli, che ti vorremmo chiedere di parlarci in un attimo. Sì, sto facendo una cosa bellissima, perché essendo io partita poi con degli studi sugli aiuti umanitari, che questo impegno civile lo sento sempre molto forte, no? E spesso il mio lavoro mi porta su terreni un po' più leggeri, e quindi sentivo l'esigenza di trovare una sintesi. E me l'ha data un grande regalo che mi ha fatto Don Luigi Ciotti, che non so se lo conoscete, ma è un personaggio straordinario, di grande misticismo, di grande charme. Che è il presidente di questa associazione, si chiama Libera, è un'associazione antimafia, e loro fanno moltissime attività sul territorio italiano, sui beni confiscati alla mafia, e soprattutto fanno formazione alla legalità nelle scuole con i giovani, e mi hanno chiesto di fare la regia del documentario sulla storia di Libera, e quindi vado un po' sul territorio, in Calabria, in Sicilia, nelle scuole, a parlare con i giovani, a capire le attività che fanno. E poi questo documentario andrà appunto nelle scuole, perché il senso che voglio dare è che in realtà è difficile dire, in una persona che cresce in un ambiente mafioso è difficile dire la mafia è cattiva, perché vede tutti i risvolti positivi, gli dà lavoro, l'aiuta, dico, lo protegge, cioè. Quindi l'unica cosa su cui secondo me bisogna puntare è sul stimolo della dignità personale, di una coscienza personale, per cui uno determinate cose le fa o non le fa seguendo la propria coscienza, non perché lo Stato è buono, la mafia è cattiva o viceversa, ma perché ha una sua propria etica e lo fa per se stesso. L'unica forza che possiamo dare o cercare di creare nei giovani, no? Quindi la grande sfida del mio documentario è proprio questa. Libera fa moltissime cose belle, su beni confiscati alla mafia fanno delle cooperative di giovani del luogo dove producono prodotti biologici che vengono poi distribuiti in tutta Italia e fanno tantissime cose importanti. Ultimamente la televisione italiana è stata bombardata da una serie di accuse da parte del pubblico per programmi improponibili, trash TV, e il cosiddetto scandalo Vallettopoli. Non abbiamo sentito altro che questo per settimane e settimane. Non vogliamo farti domande, perché ti conosciamo come personaggio e sappiamo che tu non sei una persona che è mai rientrata in queste situazioni, ma secondo te questi scandali sono serviti a qualcosa? Cioè, tu da quando hai sentito queste discussioni, queste chiacchiere nei media eccetera eccetera, hai avvertito che era cambiata qualcosa nella televisione? Cioè si cercava un attimo di più di guardare la professionalità delle persone? Ma guarda, come spettatrice ho avuto poco modo di vedere la televisione in quest'ultimo periodo, perché sono sempre qui a teatro che provo, però mi hanno detto che queste persone, alcune sono state addirittura premiate con trasmissioni televisive, quindi non mi sembra che ci siano state delle conseguenze, diciamo, conseguenziali, ecco. E
Per quanto riguarda la mia esperienza personale, da quel momento adesso non è che è successo qualcosa di diverso, per cui mi hanno chiamata dicendomi sappiamo che tu sei una persona seria, allora... Io non credo che si risolva così facilmente con uno scandalo a mezzo stampa, un problema che è molto profondo in Italia, che è culturale, che è subculturale sostanzialmente, per cui è colpa non soltanto dei maschi, ma è colpa anche molto delle donne, che ormai hanno perso la... forse non lo so, magari non l'hanno mai avuta, tranne poche generazioni o poche nicchie, ma... la forza di credere in loro stesse, nella loro fatica, nella loro professione, no? E secondo me questa è una cosa molto grave delle giovani, delle donne, della mia generazione e anche forse più grandi, più piccole, forse soprattutto più piccole. È vero anche che in Italia la professionalità non è premiata, soprattutto una donna molto professionale spesso dà fastidio, però tornando al discorso di prima sull'etica, nonostante i risultati non siano mai immediati e forse non ci sono e comunque gli ostacoli aumentano, io continuo a credere soltanto nella mia professionalità, ma per una questione di principio proprio generale, ma non è solo nel nostro ambiente che è così. In Italia le persone che meritano, che sono professionali, vengono spesso emarginate proprio perché professionali. Lavorare nello spettacolo è il titolo della rubrica che io curo su Supereva. Grazie al vostro supporto, alle interviste che vi faccio, cerco anche di portare qualche piccolo consiglio ai giovani principianti ed emergenti che cercano di avvicinarsi in questa giungla, possiamo definire. Sì, io così. Devo dire, quando mi capita che mi chiedano consigli, ti consiglio sempre di non avvicinarsi. Però poi succede, come è successo nel mio caso, succede negli altri casi. Il consiglio è... forse il consiglio che posso dare è di cominciare con una scuola molto di quelle istituzionalmente molto serie, che ti permette di crearci una rete di rapporti, di persone che ti possono consigliare via via, perché questa è una carriera che ha bisogno di una scelta continua, di continuamente di scegliere fra il dire il no e il dire il sì, spesso i no sono più importanti dei sì. E è una carriera che non ha regole di nessun genere, né nel tempo, né tu dici se ho fatto questo e quell'altro, allora dopo però arriverò. E il consiglio è di avere un equilibrio emotivo pazzesco, e soprattutto di non inseguire il successo, ma di inseguire l'arte, perché il successo arriva raramente, e quando arriva ti accorgi che non ti dà la felicità, arriva e poi se ne va, e quindi l'unica cosa da fare è fare questo mestiere se veramente vi basta farlo, cioè se vi basta recitare, allora ha un suo senso, ma se invece voi lo usate come mezzo per arrivare ad altro, beh, ci sono molti altri campi che vi permettono di farlo con più continuità, facendo più denaro e soprattutto non avendo l'incubo che magari fra 5 anni siete sotto un ponte sostanzialmente. Quando vedremo ancora Beatrice Ruzzi in televisione? Non lo so, perché adesso ho finito questa fiction, ora sto lavorando qui a teatro. Non lo so, spero presto. Vogliamo lanciare un'altra volta l'appuntamento qui a Sistina? Qui a Sistina, debuttiamo il 10 ottobre fino al 5 novembre, poi andremo a Napoli, a Torino, Firenze, Bologna, Genova, Milano. E quindi avrete modo, chi ama il mare o ama comunque il teatro. Questo è un teatro multimediale, diciamo, è una di grande rottura rispetto al teatro, è uno spettacolo del tutto nuovo in Italia. E quindi chi è curioso venga. Beatrice, noi ti ringraziamo tanto, la guida di Supereva a lavorare nello spettacolo e col cast di Magazine, ti danno appuntamento a dopo questo spettacolo, così ci racconterai un pochettino come è andato. Grazie Enzo, grazie a tutti voi, grazie.